Beh, voglio farvi vedere una cosa. Lo sapete che al Quirinale c'è stata una mostra con le opere d'arte del periodo repubblicano? Non ci credete? L'ha organizzata il presidente. Mo' vi faccio vedere. Guardate. Qui siamo al Quirinale che apre le porte all'arte contemporanea in occasione della festa della Repubblica. Una settantina di opere sono infatti entrate stabilmente nel suo patrimonio. Vediamo con Maria Rosaria Gianni. La Casa degli Italiani apre le porte al contemporaneo, non più solo un museo della memoria storica, delle vestigia passate. Oggi diventa scrigno e testimonianza di tutto quanto ha saputo produrre l'arte italiana e il design dal dopoguerra ai nostri giorni. Identità ritrovata, custodia della genialità artistica, in mostra sia per il pubblico che visita il Quirinale, sia per i tanti capi di Stato ospiti, ha sottolineato il segretario generale Ugo Zampetti nel presentare l'iniziativa fortemente voluta dal capo dello Stato Sergio Mattarella, che nel suo studio privato accoglie ben quattro di queste opere. E così i prodotti d'arte del periodo repubblicano, e così i prodotti d'arte del periodo repubblicano. E così i prodotti d'arte del periodo repubblicano, da De Chirico a Guttuso, Fontana, Burri come Accardi o Manzù, accanto alla geniale creatività di Ponti, Fornasetti, Gaia, Aulenti e Mendini, dialogano con i sontuosi arazzi arredi d'epoca. Insomma, sentito le opere d'arte del periodo repubblicano. Attenti ragazzi, i concetti ve li infilano in testa piano piano a dosi omeopatiche. È allora che siamo nel periodo imperiale, fatemi capire. Le opere d'arte del periodo repubblicano. Va bene, un saluto. Meditate, ragazzi, meditate.